colazione, ragazzi, mi faccio un tè caldino con un toast. Tra 20 minuti devo già essere fuori di casa. Quindi spero di riuscire a finire questo tè che è bollente, altro che caldino, sempre così la situazione. E non capisco, fastidiosa della videocamera Pocket 3 della DJI, è che ogni volta che collego il microfono, lo accendo, mi compaiono le notifiche sopra, microfono connesso, batteria scarica, queste cose qua, ma non è che tipo, non so, rimangono 2 secondi e poi vanno via come qualsiasi notifica, no, rimangono lì tutto schermo, tu devi fare swipe e toglierlo. È veramente fastidioso. E stiamo andando a lavoro, stiamo andando, ho già un bel po' di progetti che mi sono stati chiesti di fare oggi, quindi sarà una giornata particolarmente impegnativa. Secondo, lo stress della casa per il momento è finito, oggi appunto vado a parlare con la signora così capisco anche le intenzioni, faccio capire lei, fuori, da maggio in poi. E poi soprattutto c'è anche da ricordarsi che adesso il mio obiettivo è fare musina e quindi metto via soldini appunto per i lavori che dovrò fare in quella casa appena entrerò, che vuol dire un po' di cose. A tal proposito, visto che stasera vado a conoscere la signora, potrei portarmi il metro. Potrebbe essere una bella idea portarsi il metro. Oh ragazzi, lavoro finito, sono tornato a casa e sono le 8:30, cioè dilaniato. Sono andato a conoscere prima la signora, che è l'inquilina della casa e quindi insomma ci ho fatto, non dico amicizia, ma l'ho conosciuta un po' a capire il contesto, robe rotte, che lavori ci sono da fare in casa, queste cose qua, insomma mi ha avvertito di tutti gli oscuri presagi che si nascondono in quelle quattro mura. E adesso devo pensare cosa mangiare perché devo probabilmente scappare via a breve. Potrei farmi della pasta, anche se la pasta a cena io di solito sono molto contrario. E niente, quello. Poi sono andato dalla Cotti un secondo a salutare. Potrei farmi pasta con le acciughe. Olio, aglio, acciughe. Poi gli spaghetti prima di tutto. Perché oggi a pranzo mi sono mangiato la pizza. Non ho spaghetti. Non ho neanche un pacco di spaghetti? Come faccio a non avere gli spaghetti, ragazzi? Spaghetti? Qua? Cioè, solo fusilli in sta casa. Dai anche un paio di spaghetti. Ah, un po' di spaghetti. Sì, sarà un... No, non so spaghetti. Le bavette? Mai sentite. Dove siamo? Sarà un piattino un po' misero. Cioè, guardate qua la quantità di pasta. Insomma, per i miei standard, poca roba. Comunque sì, dai, facciamo questo stasera. Avrei anche una mozzarella da mangiarmi. Mi mangio una mozzarella con pomodori e questi spaghetti. E niente ragazzi, quindi questo è per adesso l'aggiornamento, nulla di importante, giornata lavorativa abbastanza intensa, però dai, la pizza ha conciliato tutti i problemi che c'erano, tutte le cose che insomma non mi facevano andare. Oh ragazzi, seratina con il Giumi, siamo andati nel campo a vedere il suo progettino che sta provando a creare gira pizze, gira piastra per il forno delle pizze, così essenzialmente la pizza gira su se stessa mentre a fianco al fuoco e si cuoce in modo omogeneo. E mi ha chiesto una mano un pochino per pensarla come si potrebbe ottimizzare il processo, anche perché adesso è un pochino ballerina questa piastra, quindi questa domenica probabilmente andremo su col flessibile e troviamo una soluzione a saldare quant'altro. Comunque abbiamo parlato anche della casa perché mi darà una mano poi a rifare tutto l'impianto elettrico, lì sarà molto divertente, molto divertente. E poi niente, ragazzi, vi do un consiglio, non comprate la tisana
Non comprate assolutamente la camomilla al bar perché 3 euro per una camomilla, per letteralmente dell'acqua bagnata, dell'acqua sporca, non ne vale assolutamente la pena. Assolutamente la pena. Ok. E niente, ora sono le 11:30, io torno a casa, io vi invito ragazzi come al solito a supportarmi iscrivendovi al canale, mettete mi piace, commentate se questo tipo di video vi è piaciuto, mi spiace ultimamente c'è poco tempo di fare tutto, impazzisco, ma almeno c'è la casa, almeno finalmente abbiamo una novità importante. E detto questo, come sapete benissimo, voi avete il potere di far crescere il mio canale, quindi se riuscite a stuzzicare l'algoritmo stimolandolo con le vostre interazioni, mi fa solo che piacere. Dai, basta, noi ci vediamo domani alle 11 come al solito, ragazzi, 11 numerosi.